Sì, una lunga trasferta. Mi piace molto venire a correre al nord, i percorsi mi piacciono, sono molto duri e molto adatti a me, e è sempre un piacere venire qua in questi posti stupendi. Io cercavo di controllare sapendo di avere a ruota molti corridori forti che sono capaci di vincere degli sprint ristretti, quindi ho tenuto molto l'energia, sono stato molto attento, e a 200 metri è partito Monister e io gli ho preso subito la ruota, e io sono abituato a farmi prendere un po' dalla foga quando vedo l'arrivo, però questa volta sono stato molto attento e mi continuavo a dire che dovevo aspettare, appena ho visto il cartello dei 100 metri ho fatto partire la mia volata e sono arrivato con qualche bicicletta di vantaggio, e questa vittoria la voglio dedicare a tutta la squadra che mi permette sempre di fare queste trasferte, a mio fratello Francesco e soprattutto anche a mio padre Cesare, che non mi fa veramente mai mancare nulla e dà sempre il massimo per me. Sì, anche quella è una corsa che mi piace molto e sicuramente cercherò di essere protagonista. Ieri appena sono arrivato qua in zona sono andato a vedere un po' i punti salienti e sicuramente è molto dura e mi piace molto. Mio zio, come sapete, è Mario, quindi sì, è un bel cognome da portare. A volte c'è un po' di responsabilità, c'è un po' di pressione, però cerco sempre di farmele scivolare addosso perché alla fine sono solo allievo, quindi cerco di star tranquillo. Sì, diciamo che oggi, rispetto anche all'altra domenica che avevo provato a correre giusto per, diciamo, per mettere un po' di velocità nelle gambe, un po' di chilometri, oggi è andata molto meglio, sono riuscito anche a provare a combattere per la vittoria. La gamba non è ancora al top, ma sicuramente per le prossime gare, per la Coppa d'Oro, sarò pronto e in forma. Siamo andati molto forti, sia me che i miei compagni, infatti abbiamo vinto sia il tre guardi volanti a Borgo e a Levico e anche i GPM. C'era sempre qualcuno davanti, qualcuno in fuga, l'abbiamo controllata dal primo metro, quindi veramente una grande squadra oltre che al mio posizionamento nei tre, dai. Ma forse un piccolo rimprovero che mi faccio è che sono stato a ruota di un corridore che poi gli ultimi 100 metri, diciamo che ha un po' mollato
ho dovuto frenare e poi ripartire praticamente da fermo. Ma dai, nessun rammarico, ci proverò la prossima settimana a vincere, a ritornare alla vittoria. Sarà la Coppa d'Oro, prossimo obiettivo, insieme anche alla Coppa di Nodidi la settimana prima. Proveremo, sarà la rivincita anche dell'italiano che ho fatto con la clavicola rotta. Vediamo, speriamo che vada bene. Dai.